Ed ora la ricca pagina sportiva con Domenico Passaro. Calcio, rotonda vittoria del Benevento allo stadio del Duca contro un Ascoli mai realmente in partita. I giallorossi, con un rotondo 3-0 e qualche risultato sorridente dagli altri campi, riescono a riagganciare il sesto posto mantenendo accesa qualche speranza per la quinta piazza, che sarebbe davvero preziosa in ottica playoff. Due settimane di tempo per preparare la sfida interna contro il Viareggio, ma soprattutto due settimane nelle quali mister Brini sicuramente lavorerà proprio in prospettiva degli spareggi promozione. Passiamo ora a parlare di tutte le altre compagini sannite impiegate in questo weekend nelle varie discipline. Termina con un più che positivo e soprattutto inaspettato terzo posto la stagione dell'ASD Pallamano Benevento. Sabato pomeriggio al Paladua infatti i ragazzi del duo Zektovic-Ciullo si sono imposti su un Fondi già matematicamente secondo per 31-26. Partita sempre sul filo, dove i nervi saldi dei giallorossi hanno permesso di ottenere tre punti che coronano una stagione che entrerà nella storia della pallamano sannita. Capitolo pallavolo: in B2 beffarda sconfitta al tie break per Lavolare Benevento sul campo della Fiamma Torrese. A Torre Annunziata non sembravano scontrarsi due squadre da 13 punti di distacco e le ragazze di Infante, dopo essersi aggiudicate il secondo e terzo set, hanno sfiorato il colpaccio nella quarta frazione, dove le napoletane hanno realizzato il punto del 25-24 tra mille proteste per un fallo di invasione non ravvisato dal direttore di gara. Al tie break poi le giallorosse, incapaci forse di gestire il nervosismo, sono andate sotto 15-11, tornando a Benevento con un punticino che complica maledettamente la salvezza, che dista ora due lunghezze. Nelle ultime tre partite Toscheva e compagni dovranno misurarsi contro due squadre d'alta classifica e far punti non sarà affatto semplice. In Serie C invece inarrestabile la marcia dell'Accademia Volley, che domenica ha battuto 3-0 l'Avellino. Dopo aver vinto il primo set, le ragazze di Ruscello hanno dovuto faticare per aggiudicarsi la vittoria in una partita che si è mostrata molto più complicata del previsto. Un rullino di marcia comunque inarrestabile quello delle giallorosse, 14 risultati utili nelle ultime 15 partite, senza dimenticare che nelle ultime sfide dirette per blindare il terzo posto hanno dovuto fare a meno del pilastro grazie a Fattaccio, una classifica che addirittura permette di sognare la seconda piazza. Tra 15 giorni infatti le beneventane potrebbero portarsi a meno uno dallo Scafati proprio giocandosi lo scontro diretto in casa delle salernitane. Ascoltiamo le interviste alle protagoniste realizzate da Giovanni Accettola al termine della sfida contro le Irpine. Agnese Iodice, schiacciatrice della COIM. Agnese, commentiamo questa vittoria per 3-0 da parte dell'Accademia, tre punti che avvicinano la squadra giallorossa ai playoff. Un primo set vinto agevolmente, la partita sembrava in discesa, poi invece successivamente secondo e terzo un po' più di fatica. Come hai visto dal campo questa gara? Quali sono state le maggiori difficoltà incontrate da te e dalla tua squadra? Allora, diciamo che sapevamo che era una partita importante e che comunque dovevamo per forza proprio conquistare la vittoria, ovvero i tre punti. Diciamo che infatti proprio per questo siamo scese in campo molto concentrate e con la grinta. Infatti, proprio come hai detto tu, il primo e il secondo set sono andati più o meno bene, solo che il terzo set, oddio, forse un pochino ci siamo lasciati andare, però poi abbiamo comunque conquistato la vittoria con un po' di convinzione in più. Per te oggi un buon ritorno da attaccante, 10 punti per te dopo molte settimane ai box a causa di un infortunio alla caviglia. Qual è per te quest'anno, tu che sei al primo anno di Serie C, il ricordo più bello legato a quest'anno? Diciamo che quest'anno è stato comunque un periodo un po' sfortunato. È il capitano. Diciamo che comunque quest'anno è stato un periodo un po' sfortunato per tutte, per quanto riguarda gli infortuni e soprattutto per quanto riguarda me personalmente. Infatti c'è stata la distorsione alla caviglia, poi sono stata bloccata con la schiena e tante altre cose. Proprio per questo il ricordo più bello è stato proprio il ritorno in campo dopo appunto aver ripreso del tutto dall'infortunio. Tracciamo un po' un bilancio di quest'annata rispetto al girone d'andata. Sicuramente avete avuto nel girone di ritorno più continuità, dalla partita di andata con l'Avellino ad oggi 15 partite, una sola sconfitta con il centro-ester. Sicuramente con questi tre punti che vi avvicinano ai playoff si può dire che vi siete guadagnati sul campo l'accesso ai playoff promozione, scongiuri a parte.
Sì, siamo nei playoff teoricamente, se non commettiamo errori siamo contenti, anche perché si è visto, c'è stato anche un margine di crescita da parte di tutte, siamo riusciti a vincere molte partite senza due elementi importanti in campo come Rosa e Grazia, e dobbiamo migliorare ancora di più e ci dobbiamo preparare bene per questi playoff. Adesso stop per le festività pasquali, il campionato per voi riprenderà con la difficilissima trasferta a Scafati. Scafati è secondo, più 4 rispetto a voi, 6 invece sono i punti di vantaggio sulla zona playoff. Ce l'avete una speranza per il secondo posto o pensate solo a consolidare la vostra posizione attuale? Sì, dopo la partita di oggi possiamo pensare a prendere altri punti per raggiungere comunque Scafati al secondo posto. Sappiamo che è una partita difficilissima, andiamo sul loro campo, dobbiamo mettercela tutta perché possiamo farcela. Basket. In DNC la Magic Team termina la fase ad orologio con una sconfitta in casa di una Geofarma Mola che non ha fatto sconti. 87-64 il finale. La Magic si piazza quindi ottava in classifica ed affronterà il 27 aprile il Trani nella prima sfida playoff. In Serie C regionale, Meomartini asfaltata dal Sarno 110-81 nell'ultima sfida di campionato. I ragazzi di coach Tipalli terminano la stagione ultimi in classifica con 12 punti e quindi retrocedono in Serie D. Chiude bene invece la regular season la cestistica Benevento, che archivia l'insidia sfida interna contro la Felix Napoli con un ottimo 82-59 che consolida il primato del girone B di Serie D per i ragazzi di coach Annecchiarico, che tra 15 giorni affronteranno quindi il Secondigliano nella prima sfida che potrebbe portare ad un'incredibile promozione. Scherma. Si sono tenute a Benevento sabato e domenica le fasi regionali della Coppa Italia di scherma per la categoria assoluti. Vediamo il servizio. Per la Coppa Italia fase regionale il 12 e il 13 aprile a Benevento mi sono dovuto dividere la mia mano tra la spada ed il microfono qui con le telecamere di LTV per seguire la fase regionale durante la quale si qualificheranno i migliori schermidori della Campania, per poi la fase nazionale che si disputerà nel prossimo mese della Coppa Italia. Alla Faggianella, il circolo della Faggianella che ha dato concessione per la tendostruttura dove sono state montate 9 pedane, e sono venuti in questa 2 giorni di scherma, la scherma che conta a Benevento, circa 200 atleti da tutta la Campania. Abbiamo intervistato il maestro Antonio Furno del centro schermistico Sarnita, nonché coordinatore di questa manifestazione, ed anche il campione venuto qui sabato, Luigi Tarantino. Ascoltiamo. Siamo con il maestro Antonio Furno. Allora maestro, un'altra 2 giorni di scherma, la scherma che conta qui a Benevento, la fase regionale della Coppa Italia. Stanno per terminare insomma le ultime gare, qual è il resoconto generale? Beh, il risultato è soddisfacente, sia per la partecipazione dei ragazzi fuori di Benevento, cioè della regione Campania, che i nostri. Noi avevamo 5 ragazzi in gara, si sono tutti comportati benissimo, a cominciare da Domenico Passaro, Tiscione, Mazzitelli, Edoardo Paghe, che è il nostro atleta di punta, e poi Lizza.
Nel campo femminile abbiamo Gaeviteo e Sordile Maria Teresa, anche loro hanno fatto il loro dovere, non possiamo lamentarci, se la sono battuta fino alla fine, i risultati sono soddisfacenti. Non ci aspettavamo questa bella partecipazione, anche perché quelli dei ragazzi, gli atleti della Campania sono entusiasti di venire qui a Benevento a gareggiare, sia per la bella accoglienza che ci dà la Faggianella, sia per l'ambiente qui molto amichevole, si socializza, si sta insieme, si ride, si scherza, è tutto così bello fare la gara qua. Una nota particolare credo che dovrebbe andare per Domenico Passaro. Sto scherzando. No, in particolare volevo parlare insomma di Gaia Piteo, perché l'atleta insomma importante, perché è stato impiegato in tutte e due giorni, ha insomma gareggiato per entrambe le armi. Gaia è stata coraggiosa, perché generalmente si allena solo di fioretto, però quest'oggi ha voluto gareggiare ieri nel fioretto e oggi gareggerà nella spada. È necessario che gareggi, è necessario affrontare gli avversari, misurarsi con gli avversari, e lei ha dimostrato questo coraggio, quindi tutti gli elogi per Gaia e per gli altri che hanno ben lottato con gli avversari. Per il settimo anno consecutivo si è tenuto qui alla Faggianella questa competizione così importante, una scelta coraggiosa insomma anche da parte del centro schermistico Sanita, che nonostante un momento così difficile dal punto di vista economico, che ovviamente si riflette anche negli sport, insomma lei ha voluto tenere duro e ha voluto dare a questa città comunque questo palcoscenico così importante. Certamente, io da solo non ce l'avrei mai fatto. Ho con me dei validi collaboratori, come l'architetto Piteo che ci ha dato una mano per trovare degli sponsor, c'è stato Romolo Gilardi, Giuseppe Pellino e qualche altro che adesso mi sfugge, so che veramente ci sono stati vicini, si sono interessati a trovare pure degli omaggi per i partecipanti, e questo è motivo di soddisfazione, perché nel momento buono trovo sempre chi ti dà una mano e chi ti sta vicino, e anche Domenico Passer, che con la sua televisione cerca di starci vicino e di fare promozione al nostro sport. La ringrazio professore, lei comunque modesto, io sottolineo comunque l'aspetto che c'è stato comunque un enorme sforzo economico, al di là comunque dell'aiuto degli sponsor, certamente da parte sua in prima persona, uno sportivo diciamo storico qui a Benevento, che ha da sempre dato un aspetto importante per la scherma, e che quindi comunque la scherma, gli sportivi e la città comunque in tutto la ringrazia. La ringraziamo anche noi e buon proseguimento. Grazie a voi e tutti per quelli che fate, per il nome della scherma che portate avanti, e speriamo che anche queste interviste servano a far avvicinare al nostro sport qualche ragazzino nuovo che abbia un bel futuro. Luigi Tarantino a Benevento per la Coppa Italia in veste di accompagnatore e tecnico della società Champ Napoli. Ci sono alcuni ragazzi e ragazze che devono qualificarsi per la Coppa Italia e quindi siamo qui a seguirli. Come stanno andando i suoi ragazzi? Per adesso bene, però non si può ancora dire, perché non sono ancora qualificati, quindi devono proseguire nella gara e speriamo che vada tutto bene. Vabbè, io allora ne approfitto e chiedo a Luigi Tarantino, insomma, l'ho visto in veste di padre nella tendostruttura. In realtà in veste di amico, perché non è mio figlio, ma è il figlio di una mia amica, quindi lo tenevo un po' in braccio così. Quindi babysitter, ma sì. Lo schermidore invece sta continuando ad allenarsi? No, per adesso ho smesso con le Olimpiadi di Londra, ho fatto soltanto il campionato nazionale l'anno scorso, adesso ho smesso e alleno i ragazzi. Quindi comunque una bella soddisfazione portare comunque avanti, insomma importante per l'Italia ma soprattutto per la Campania comunque avere un atleta così importante a livello nazionale ed internazionale che sta comunque allenando dei ragazzi, e speriamo insomma che la tradizione continui. Certo, questa è la nostra speranza, crescerli al meglio per poter far vincere a loro quello che abbiamo vinto noi in passato. Ha trovato una bella accoglienza qui a Benevento, non è il primo anno che viene qui? No, sono già stato qui e ci siamo già trovati benissimo, le cose stanno andando bene, dopo speriamo nel pranzo, perché l'anno scorso abbiamo mangiato molto bene, quindi stiamo attendendo anche quel momento. Va bene, allora buon pranzo Luigi. Grazie, ciao. E chiudiamo con una comunicazione per tutti gli appassionati di podismo. Il 1° maggio si svolgerà la 23esima edizione della Stra Benevento, la manifestazione organizzata dalla società storica della nostra città, l'Amatori Podismo Benevento, va in scena ininterrottamente dal 1991, sempre nel giorno dedicato alla festa dei lavoratori. È divenuto ormai un appuntamento fisso per migliaia di runners provenienti da tante regioni d'Italia. Il percorso sarà quello classico, articolato su due giri nel
del centro di Benevento per un totale di 10 km. Le iscrizioni per la gara agonistica, riservata solo ai tesserati, sono già aperte e vanno inviate alla società addetta al cronometraggio ufficiale della TDS di Roma. A seguire, dopo la gara da 10 km, si svolgerà la stracittadina aperta a tutti, con circuiti da 1 e 3 km. A tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta della manifestazione e la medaglia all'arrivo. Una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta in beneficenza ai bambini meno fortunati. Le iscrizioni per la stracittadina si potranno effettuare dal 18 aprile in poi, tutti i weekend e giorni festivi, presso il gazebo dell'Amatori Podismo Benevento, posizionato in zona Piazza Santa Sofia. E con questo è tutto per quanto riguarda lo sport. Vi ringrazio per l'attenzione. Linea allo studio.